Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Tempo Scaduto. Format targato Crew Slap. Se non l'avete ancora fatto, correte a iscrivervi al nostro canale YouTube e lasciate tanti like e commenti. E seguiteci anche sui nostri profili Instagram e Facebook. È una cosa molto importante da fare, amici, è condividere con tutti quanti i nostri video. Clock, ma cos'hai? Oh, niente, Antonio, niente. Non è vero, si vede lontano un miglio che c'è qualcosa che non va. Oh, ragazzi, ve lo spiego dopo la sigla. Perfetto, allora pronti per la sigla? Avete ragione, sono stato sveglio tutta la notte perché ieri nella casa accanto hanno dato una festa. Una festa e non mi hanno invitato? Ma cosa dice Antonio? E perché a te non avrebbe fatto piacere andare ad una festa? Di chi? Dei nostri nuovi vicini, Angela. Ma non è tutto, non è tutto. Hanno fatto il karaoke e ho sentito una voce bellissima provenire da lì. Mi sono affacciato e l'ho vista. Chi? La figlia dei nostri nuovi vicini. Davvero? Ehi, fermi tutti, ascoltate. Ecco, sentite, la voce di Angela. Ma no, Antonio, ha indicato la finestra. Ah, sì? Oh, è lei, la nostra nuova vicina. Oh, vorrei conoscerla, ma non so come fare. Clock innamorato, 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 innamorato. Clock innamorato, 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 innamorato. Oh, dai, ragazzi, non prendetemi in giro, è una cosa seria. Hai ragione, Clock, scusaci. Come possiamo aiutarti? Io ho un modo. E io ho paura. Buongiorno! Salve! Io sono Antonio e loro sono i miei amici. Volevamo darle il benvenuto qui nel nostro quartiere. Sa, se ha bisogno di qualcosa o se vuole chiederci semplicemente una domanda, noi siamo qui, va bene? Ah, un'altra cosa! Complimenti per la sua voce, sa, anch'io sono un cantante. Antonio, ma che fai? Lascia fare, Clock. Io sono un esperto in amore. Sta arrivando qualcuno! È arrivato G! No! Non è Gino, è lei! Ciao Antonio, grazie per i complimenti. Io sono Betta, ma voi potete chiamarmi Bettina. Ciao Bettina, piacere di conoscerti. Io sono Angela. Clock, ma è bellissima! Oh sì, te l'ho detto! Ma tu sei... Antonio, come ti dicevo prima, mentre lui è... Clock, lo so, piacere di conoscerti. Ho sentito molto parlare di te. Piacere mio, signorina Bettina. Sapete, mi sono appena trasferita nella casa qui accanto con i miei genitori. E volevo scusarmi se ieri abbiamo fatto un po' di baccano. Oh, ma no, non preoccuparti. Non si è sentito nulla. Eh? Sì, è vero, non preoccuparti. Perfetto, ora vado. Devo finire di sistemare gli scatoloni. Ciao ragazzi. Ciao Clock. Ciao Bettina! Ciao. Arrivederci, signorina! Clock! Ma sei proprio cotto! Oh, cotto! Dai ragazzi, non esageriamo! Mezza cottura! Clock, ma è meraviglioso! Perché non le prepari una bella torta come regalo di benvenuto? Sì, e magari le scrivi anche una bella lettera! Oh, ragazzi, avete ragione! Oh, una buonissima torta! Angela, mi darai tu una mano? Sì, certo, Clock! Oh, una bella lettera sicuramente andrà bene! E qui posso aiutarti io, Clock, perché io sono un mago nelle lettere d'amore! Oh, davvero? Fantastico, allora! Io non mi fiderei tanto, Clock, eh! Oh, è tornata Bettina? Ma no, Clock, non ti preoccupare. È solo Gino con la prima rubrica. Grazie mille, Gino. Allora, amici, tempo scaduto! Ciao ragazzi, io sono Lorena e questo è il Giro del Mondo in 80 secondi, la rubrica che in pochissimo tempo vi porta con me in giro per il mondo. Oggi, per la precisione, andiamo in Kenya alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato il mio cartone animato preferito, il Re Leone. E siccome sono sicura che anche voi siete dei fan del Re Leone come me, ecco 5 attività che assolutamente non dovete perdervi almeno una volta nella vita. Attività numero 1, andare a dormire in un campo tendato alle pendici del Kilimanjaro nel Parco Nazionale della Amboseli.
perché se come me avete amato la scena iniziale in cui ci sono tutti gli animali che si svegliano, quest'alba bellissima dietro il Kilimangiaro e Simba che viene presentato a tutta la savana, assolutamente dovete vivere la stessa emozione. Attività numero 2, andare a fare un safari e vedere come sono davvero Timon, Pumba, le Iene e tutti quanti gli altri. E soprattutto andare alla ricerca dei Big Five, che sono elefante, leone, ghepardo, rinoceronte e bufalo. Attività numero 3, andare a fare colazione al Giraffe Manor di Nairobi, che è l'unico posto in cui si può fare colazione al ristorante con le giraffe che entrano dalle finestre, ed è una cosa fantastica. Attività numero 4, andare a vedere la migrazione degli gnu al Masai Mara, che è praticamente una delle scene che viene anche riproposta nel Re Leone, quando Simba cerca di scappare da questo branco di gnu e Mufasa cerca di salvarlo. E ultima attività numero 5, che assolutamente non vi dovete perdere, andate a vedere le tribù di Kenyoti e in particolar modo le tribù di Masai. Noi ci siamo andati ed è stato fantastico. E nulla, il nostro viaggio è già finito, alla prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao Clock! Tempo scaduto! Clock, io non mi fiderei tanto. Sei proprio sicuro di voler far scrivere la lettera ad Antonio? Beh Angela, io non sono tanto capace. Forza Clock, prendi carta, penna e calamaio e scriviamo subito questa bellissima lettera di per Bettina. Forza! Hai scritto? Un momento! Dai, veloce! Carta, calamaio e penna. Perfetto! Signorina. Dov'è? Signorina. Ma dov'è? Ma chi? La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina! Clock, signorina è l'intestazione attuale della lettera. Forza! Signorina. Cosa, non è buona questa signorina? Ho sbagliato. Dai, fai finta di niente. Vabbè, sì. Io vado in cucina a preparare la torta perché qui ci vuole ancora tanto tempo. Signorina, veniamo a noi. Con questa mia a dirvi. A dirvi? Sì, a dirvi una parola. Sicuro? Ma certo, Clock, a dirvi una parola. A dirvi una parola. Che? 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 Uno quanti? Uno che? Uno che? Che, scusate se sono poche. Che? Che, scusate se sono poche, ma 700.000 parole, punto e virgola, non possono bastare per spiegare questo amore. Devo proprio scrivere questo amore? Sì, Clock, tutto attaccato e con due M. Punto, anzi, punto e virgola. Fai vedere che abbondiamo. Abbondantissimo abbondandum. Comunque, Clock, continua scrivendo. Pertanto, ci inauguriamo che questa lettera, da me medesima scritta di persona personale, senza l'aiuto di Antonio, sai, Clock potrebbe dubitare, serve in qualche modo per voi vi consoliate. Con le insalate. Che voi vi consoliate. Ah, avevo capito, con le insalate. Dai, Clock, non fammi perdere il filo perché ho tutto qui. Sicuramente avreta. Sicuramente avreta. Avreta, sì, sì, è femminile, quindi è femminile. Quindi sicuramente avreta. Perché? Perché? Non so. Cosa non so? Perché? Perché? Perché avreta è un aggettivo qualificativo, no? Sì, forse. Continua scrivendo. Dopo questa mia medesima lettera scritta da me, sì sì, ribadiamolo, voi vogliate continuare a farmi avere la testa al suo solito posto. Cioè? Clock sul collo. Punto. Punto e virgola. Anzi, fai così, metti un punto e poi metti anche un punto e virgola. Oh, troppa roba. Ma lascia fare. Più sembra lunga la lettera e meglio è. Salutandovi indistintamente. Salutandovi indistintamente. Quindi salutandovi indistintamente, sì, Clocchettino è il tuo vicino. Ma Clock, non preoccuparti. Alle ragazze amano i nomignoli. No che? I nomi piccolini. Ah, Clock, non dimenticare di aggiungere alla fine anche due quadrati, uno per il sì e uno per il no. Perché? Perché, mo te lo spiego subito. Perché quando ero piccolino lo facevo sempre, quando facevo le letterine alle mie fidanzatine, scrivendo: ti vuoi fidanzare con me? Sì o no? E loro mettevano sempre la X sul no. Non so perché, comunque. Oh, oh, ah, no. È arrivato Gino. Speriamo bene.
Grazie Gino, grazie per la lettera. Ciao, ciao, alla prossima. Ma quanto sono bello queste lettere. Ragazzi, è arrivato il tempo della rubrica. Tempo scaduto. Ciao ragazzi, io sono Francesco e con la mia rubrica Tappando vi farò conoscere tante applicazioni interessanti. Ma vediamo la prima. L'applicazione che voglio presentarvi oggi è un'applicazione di puro intrattenimento. Vede come protagonisti principali i personaggi della Disney. Ogni livello è composto da un'isola. Quest'isola ha delle aree da sbloccare e nella prima area ritroviamo Topolino. Topolino che ci dice di conseguire degli obiettivi, ma per appunto arrivare a questi obiettivi dobbiamo conquistare delle stelline. Come? Tornando indietro possiamo iniziare a giocare e cliccare in basso a destra sul play, su quel tasto verde praticamente. Il livello, quindi ogni qualvolta noi giocheremo, ci saranno dei livelli da superare. Il livello che ci viene presentato adesso è un livello molto particolare perché ci dice che dobbiamo portare il pallone da spiaggia alla linea tratteggiata per raccoglierla. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far esplodere quelle palline di colori uguali praticamente. In questo caso ecco, abbiamo fatto esplodere le prime, il pallone è arrivato alla linea tratteggiata e così via. Facciamo esplodere anche le altre, il pallone cade fino ad arrivare alla linea tratteggiata per farci superare il livello. Il livello, come possiamo vedere, è stato completato, abbiamo conquistato le nostre monetine, ma al tempo stesso abbiamo conquistato la nostra stellina. E tornando indietro ci aprirà questa interfaccia dove ci spiega che ci sono tutte le storie che noi possiamo vivere insieme ai nostri personaggi Disney. In questo caso possiamo vivere la storia con Anna, con Lumiere, con Ingenio e con Aladdin. E quindi io vi consiglio, se siete degli amanti della Disney, di scaricare questa applicazione. Per oggi è tutto e spero che questa applicazione vi sia piaciuta. Ci rivediamo al prossimo appuntamento. Ciao! Tempo scaduto! Ecco qui la torta, pronta per la consegna! No, Angela, lascia perdere. Lo sapevo! Scommetto che le avete consegnato la lettera e non ci ha capito nulla. Ehi, la lettera è ancora qui, ancora non gliela consegniamo. E non gliela darò mai e poi mai! Che cosa è successo? Sì, niente, praticamente dalla finestra abbiamo visto Bettina andare via col fidanzato. Sì, è già fidanzata! No, mi dispiace, Clock. Però non ne puoi fare un dramma, sono cose che succedono. Sai cosa facciamo adesso? Sì, lo so, le consegniamo la lettera. No, assolutamente no. Adesso questa lettera la conservo in un luogo sicuro. No, adesso ci mangiamo questa buonissima torta. Sì. Sai, l'ho fatta a forma di nota musicale e alle bacche rosse, proprio come piace a te. Questa sì che è un'ottima idea. Ragazzi, mai abbattersi. C'è sempre un'anima gemella per tutti, sparsa nella galassia. Bisogna solo aspettare il momento giusto. Ciao! Ciao!